La casa Xiaomi sta davvero producendo dispositivi uno dietro l'altro e sta davvero alzando l'asticella dei propri prodotti a livello hardware, ma anche a livello software si sta impegnando giorno dopo giorno per limare e migliorare alcune funzionalità dei propri dispositivi. Già con la MIUI 11 abbiamo visto tantissime novità e a breve, sembrerebbe a fine di giugno, dovrebbe uscire per molti dispositivi della casa Xiaomi la MIUI 12 con tante altre novità. Probabilmente in seguito faremo un video dedicato. Ma ora volevo mostrarvi alcune funzioni che ho trovato particolarmente utili, che forse non conoscete, che potrebbero davvero cambiare il modo di utilizzare lo smartphone. La prima funzione che ho trovato particolarmente utile, particolarmente comoda in questo dispositivo è la funzione app clonate. Sì, in questo modo è possibile sdoppiare letteralmente un'applicazione che ci serve per poterla utilizzare in maniera differente. Vediamo quindi insieme come funziona questa tipologia di funzione. Andando nella sezione impostazioni del vostro dispositivo e scorrendo fino alla sezione applicazioni, notiamo subito la dicitura app clonate. Cliccandoci sopra avremo la lista delle nostre applicazioni. In maniera davvero semplice, basterà cliccare sulla spunta a fianco dell'applicazione prescelta per fare in modo che venga duplicata. Ad esempio, possiamo duplicare l'applicazione di Facebook o duplicare l'applicazione di WhatsApp. In questo modo ci ritroveremo direttamente sulla schermata home le applicazioni clonate con un piccolo simbolo giallo che sta ad indicare lo sdoppiamento dell'applicazione. Molto utile ad esempio questa funzione nel caso avessimo due numeri di telefono da utilizzare in contemporanea, ad esempio su WhatsApp, oppure più account su Instagram, quindi magari volendo sdoplicare questa applicazione e senza dover switchare da un account all'altro, possiamo utilizzarli anche in contemporanea. Un'altra applicazione che riguarda prevalentemente l'utilizzo ludico del dispositivo Xiaomi è la funzione Turbo Giochi. Sì, questa funzione ci permette effettivamente di dare un boost in più ai nostri giochi, una potenza ulteriore, così incanalare la RAM e la visione grafica dei giochi nel miglior modo possibile, cercando di eliminare tutte quelle che possono essere le distrazioni durante il gioco, se così le vogliamo chiamare. Questa funzione è installata di default nei dispositivi Xiaomi, o almeno in quelli di ultima generazione. Ma la possiamo anche ritrovare andando sempre nella sezione impostazioni e scorrendo fino a funzioni speciali. Nella funzione speciale la prima dicitura che troviamo è Turbo Videogiochi. In questo modo possiamo andare a verificare tutti i giochi che hanno accesso a questa funzione e possiamo direttamente aprirli da questa schermata. La cosa davvero interessante è che appena attiviamo un gioco, in automatico questa funzione viene richiamata e il cellulare passerà ad una modalità gaming in modo da performare il più possibile l'esperienza d'utilizzo. Al margine sinistro in alto appare una lineetta bianca. In questo modo noi possiamo decidere, trascinando questa lineetta bianca verso la parte centrale dello schermo, di far apparire una tendina con diverse funzioni che potrebbero essere utili durante il gioco. Ad esempio, l'icona del razzo ci permetterà di pulire tutti i processi che sono in background, così da lasciare la massima potenza della propria RAM dedicata soltanto al gioco. Oppure possiamo decidere con un solo gesto, attraverso l'icona delle forbici, di fare uno screenshot veloce o attraverso il disegno della videocamera di fare una ripresa al nostro gioco con estrema semplicità. Le icone oltretutto che di default sono impostate nella schermata principale in alto ci fanno capire se abbiamo dei messaggi da dover leggere, qualche notifica di Facebook o il browser internet da voler attivare. Un'altra funzione davvero interessante che troviamo sullo Xiaomi è la funzione del secondo spazio. Anche questa funzione la troviamo nelle impostazioni, scorrendo fino a funzioni speciali e selezionando secondo spazio. Come viene effettivamente indicato direttamente dalla didascalia che esce fuori, questa funzione ci permette di avere i nostri dati protetti in una sezione particolare del nostro dispositivo ed avere uno spazio, quindi secondario, immediatamente pronto all'uso. Attivando questa funzione avremo la possibilità di avere un dispositivo completamente pulito a nostra disposizione, mantenendo in una seconda parte tutti i nostri dati.
può essere utile questa funzione, ad esempio, se vogliamo prestare il nostro cellulare a un nostro amico, a nostro figlio o a qualcun altro che momentaneamente ne ha bisogno. Oppure potremo dedicare la prima parte a un'area personale, mentre la seconda parte a un'area lavorativa, così che con un solo clic attraverso un'icona che comparirà sul display, potremo passare facilmente da una sezione all'altra del dispositivo. La quarta funzione di cui vi voglio parlare è lo screenshot lungo. Forse vi sarà servito qualche volta nella vita di dover fare uno screenshot a una conversazione, forse su WhatsApp, su Instagram o da qualunque altra parte, e volerla mandare per intero. Ma per la lunghezza di questa conversazione forse avete dovuto fare 3, 4, 5 screenshot. Beh, con lo screenshot lungo c'è la possibilità di scorrere tutta la conversazione o la pagina che vogliamo fotografare e mandarla per intero. Attivare questa funzione è davvero semplice, basta scorrere con tre dita sopra il display per attivare lo screenshot e al di sotto del riquadrino che ci comparirà con la cattura dello screenshot ci verrà chiesto se vogliamo scorrere ulteriormente l'immagine per poter catturare una porzione ancora più ampia. Un'altra funzione davvero interessante è quella di poter sentire gli audio di YouTube in background. Per fare questo effettivamente al giorno d'oggi servirebbe l'abbonamento a YouTube Premium, che ci permette appunto di mettere in background qualunque video stiamo guardando e poterlo ascoltare anche con il display spento. Attraverso invece una funzione particolare del nostro Xiaomi potremmo fare la stessa cosa senza dover accedere a YouTube Premium. Basta che accediamo direttamente all'applicazione musica presente di default sul nostro dispositivo Xiaomi e clicchiamo nella sezione guarda, quel riquadro che c'è in basso a destra nel dispositivo. Attraverso questa funzione il nostro cellulare si collegherà in automatico a YouTube nella sezione tendenze, in genere nella sezione musicale, per farci ascoltare i brani che sono presenti su YouTube. Possiamo anche fare una breve ricerca per trovare effettivamente il brano che fa al caso nostro, oppure possiamo collegare il nostro account YouTube e attraverso la sezione cronologia di riproduzione possiamo ascoltare alcuni contenuti che avevamo già visto su YouTube. Ovviamente cliccando sul contenuto cercato si attiverà sia il video che l'audio, ma basta mettere l'applicazione in background per poter continuare a ascoltare la riproduzione del video anche mentre svolgiamo altre attività. Ecco, c'è da fare una piccola premessa riguardo a questa funzionalità di YouTube attraverso l'applicazione musica dello Xiaomi. Effettivamente non tutti i contenuti presenti su YouTube vengono riprodotti in maniera perfetta su questa applicazione. Io spero sinceramente che queste funzioni vi siano piaciute, che abbiate potuto scoprire qualcosa di nuovo riguardo al vostro dispositivo o forse scoprire qualcosa di nuovo riguardo al vostro prossimo dispositivo che state per acquistare. Se ovviamente vi è piaciuto vi chiedo di potervi iscrivere al canale e mettere un bel like al video e così da poterci rivedere in un prossimo video.